Ciao amici, torniamo. Dobbiamo fare circa 30 minuti oggi perché stiamo finendo con l'ultima challenge. E ovviamente, oltre a imparare le basi, dobbiamo anche imparare quello che sarà ovviamente anche i tempi che si allungano. Provate di fare tutti i 30 minuti, provate anche di viverlo come un viaggio e non come una tortura, perché piano piano vedrai che c'è proprio una durata di fluid che è proprio piacevole, e per me quella durata sono 30-40 minuti. Tra 30 e 40 per me è sempre perfetto, un po' di meno sembra che non abbiamo fatto abbastanza, troppo diventa un po' laborioso, così lavoreremo su una durata di circa 30 minuti. Portiamo le ginocchia una sopra l'altra, ok? Abbiamo già fatto una sorta di incrocio all'indiano, ma il piede sinistro va appoggiato sul ginocchio sinistro e c'è spazio sotto il ginocchio sinistro. Sentirai che proprio l'anca che fa wow, buongiorno, respira e provi semplicemente di rilassare le spalle, allungare il collo, sentire il lavoro. Respirando. Portati le mani leggermente di fronte a voi, neanche tantissimi millimetri, però per quella piccola pressione in più aprirà ancora di più l'anca. Torniamo indietro, lascia la gamba e cambiamo l'incrocio, ok? Sinistra che scende, piede destro che va sopra quel ginocchio, e proprio la forza di gravità e il peso della gamba stessa comincia a allungare la gamba, aprire le anche e dare questa sensazione di apertura. Mi piace molto questa location per girare, perché ho questo fondo dietro blu che ci permette di staccare dal fondo, così vedi meglio i movimenti quando sono in piedi. Mi piace anche che proprio dietro di noi abbiamo un mare meraviglioso e mio papà sta là, che sta qua, così mentre io faccio queste challenge ho un pezzo di me, del mio cuore che mi serve. Dietro la telecamera c'è mio marito che si allena con noi. Ciao Ale, ciao! Ci salutiamo. Andiamo giù, andiamo in Child's Pose, diverichiamo le ginocchia, ok? E scendiamo proprio tra i nostri piedi. Allunghiamo con le mani, ok? E relax. Semplicemente un'apertura delle danze, dove sentiamo tutto il lavoro. Oggi lavoreremo molto su movimenti laterali per il lato del nostro corpo. Portiamo la mano destra a destra, la mano sinistra sopra, la mano sinistra, e sentite lo stretch lungo il lato sinistro del corpo. Respira. Andiamo dall'altra parte, giriamo dall'altra parte, scendiamo. Destra sopra, allungamento sul lato destro del corpo. Torno al centro. Portate i gomiti giù, le mani dietro la testa, ok? Spingi i propri gomiti contro la terra e sentirai un allungamento nei tricipiti. Respira con il naso. Mani vengono in avanti, ci portano in avanti, cominciamo a spingere giù i nostri taloni. E spingiamo giù con i nostri taloni, destra e sinistra. Allungo, allungo, allungo. E adesso portate le gambe destra in avanti, la sinistra in avanti, allungo. Espiro, scendo. Inspiro, vengo su completamente e le mani ritornano in centro. Inspiro su, espiro, scendo, le mani vanno giù e vi chiedo semplicemente di portare la sinistra indietro lasciando la destra in avanti, ok? La mano destra sta in altezza all'interno del piede destro e sollevo la sinistra, ok? Però la punta del piede sinistro rimane innalzato.
puoi spostare lo sguardo se vuoi, però ripeto, quando ti sguardi, sposti lo sguardo, devi spostarlo lentamente. La mano sinistra scende e apriamo, pieghiamo le gambe entrambi e viaggiamo dall'altra parte girando la sinistra fuori, lasciando la mano sinistra all'interno del piede destro. Sollevo la destra e se voglio posso tentare di spostare lo sguardo. Io sono su un terreno instabile, diventa molto più impegnativo. Ma l'impegno è un'opportunità di crescita, l'impegno è sempre un'opportunità di crescita. La mano scende, piego la gamba destra e viaggio come un animale di nuovo dall'altra parte. Destra, mano interno della destra, sollevo il braccio sinistro e sono sull'alluce sinistro. Questa volta cominciamo a allungare il braccio sinistro sopra, provando di fare una sorta di side angle diverso, perché il tallone è sollevato, sembra più instabili, addominali tesi. Piego il braccio sinistro che ritorna all'altezza della spalla, giù, piego le gambe e riviaggio dall'altra parte, lavorando sulle gambe, lavorando sull'equilibrio, lavorando sui movimenti. Poi stendo il braccio destro sopra l'orecchio. Piego il braccio fino a toccare la spalla. Questa volta tornate in centro, ok? E divarico le punte dei piedi leggermente e scendo giù, ok, in un karate lunge, lasciando che le dita del piede sinistro sono rivolte verso alto e sento l'allungamento dell'interno coscia. Poi vado dall'altra parte, allungo alla destra e sempre un viaggio partendo da destra a sinistra, da destra a sinistra. Viaggio, scendo. Sinistra, sente l'allungamento, ritorniamo adesso verso il fronte del nostro tappeto e portiamo la gamba indietro, andiamo in plank, scenderemo a terra in 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggio completamente insieme, vado in cobra, non troppo alta. Espiro, scendo, testa giù, posso stare con i gomiti, no, i gomiti devono essere stretti, il ginocchio giù o su, vado in plank, piego le gambe, vado in downward looking dog, inspiro, sbalzo in avanti, allungo in avanti, espiro giù. Inspiro su, completamente su, ritorno in centro, ritorno su, scendi giù completamente, le mani sono qui, posso andare indietro una gamba alla volta o posso fare lo sbalzo però quando scendo i gomiti devono essere piegati. Spiro su, up dog, espiro down dog, porto la destra su, porto la gamba all'interno al mio petto, quando l'appoggio abbasso il tallone indietro e vengo in warrior 2, scendo in warrior 2, tutto allineato, addominali, ginocchio, il tallone è allineato all'arco del piede posteriore, ok? Dopodiché rimango, inspiro, rovescio, sento il lunge a fondo di più con la gamba. Vengo in avanti, facciamo prima un easy side angle, gomito sopra la mia coscia, porto la mano sulla spalla, poi sull'orecchio e vedo se riesco a allungarlo, se riesco a allungarlo perché la spalla mi permette. Se la spalla non mi permette, passo di fronte all'altezza degli occhi per andare in side angle. Porto la mano su, passo indietro la gamba e provo di incastrare la mano sulla coscia destra. Guardo sopra la spalla, verso il soffitto. Dopodiché guardo giù, mi avvicino la gamba indietro, stendo la gamba in avanti e vengo in triangle pose. Posso guardare la mano
superiore o no. Ricordate sempre, quando guardiamo la mano che è superiore o verso il soffitto, diventiamo molto più instabili. Così le prime volte magari guardo solo giù. Porto il braccio giù, porto la gamba indietro, scendo giù, in tre, in due, up dog, spingo. Piego le gambe, torno indietro in downward looking dog. Porto un balzo in avanti o porto le gambe una alla volta. Inspiro su, espiro giù. Inspiro completamente su. Questa volta faccio un'apertura dall'altra parte per andare in Warrior 2, perché voglio essere frontale con voi. La sinistra sta indietro, la gamba destra è allineata sempre. Vado in Warrior 2 e trattengo la posizione. Addominali tesi, spalle allineate sopra le anche, scendo di più sulla coscia, rimango qua, inspiro, rovescio la posa. Quando vengono avanti vengo in easy side angle, così prima mano sulla spalla, tocco l'orecchio e scivolo in avanti con quel braccio finché la spalla mi permette. Scendo sulla coscia, trattengo la posizione, apro il braccio, lo porto dietro la schiena e provo di incastrarlo sulla coscia. Guardo sopra la spalla, portando la spalla destra indietro, senti la schiena che sta lavorando. Poi abbasso lo sguardo e apro mano a terra e mi avvicino le gambe posteriori stendendo la gamba e vado in triangle pose. Se è difficile a stare con la mano a terra, mi posso mettere la mano sullo stinco o sulla coscia o su un blocco o su un libro. Si può spostare lo sguardo verso su. La cosa importante è ricordare sempre che quando sposto lo sguardo, ok, la mia equilibrio cambia notevolmente. La mano destra scende giù, piego le gambe a sinistra, vado in plancia, veniamo qua e scendiamo in tre, poi andremo in up dog. Così è 3 2 1, allontano il pavimento da me, torno indietro in down dog, stendo le gambe giù, inspiro, guardo di fronte a me, posso portare le gambe in avanti, un balzo, due balzi o camminando, balzo in avanti, stendo in su, espiro in giù, stendo completamente in su, unisco le gambe, le mani di fronte al petto, giro e riallargo lateralmente su, Warrior 2 con la gamba destra, allargo la presa, mantengo la posizione. Questa volta andremo a approfondire il nostro side angle, ok? Rovescio. Quando vengono avanti posso finire qua o posso scendere ancora più profondo. Apro quella spalla, mano sull'orecchio e poi stendo. Side angle, approfondisco con la fondo della gamba. Dopodiché porto quel braccio dietro la schiena. E qui possiamo anche andare a fare un altro movimento ancora più profondo, wrap, dove passo sotto e unisco le mani. Trattengo la posizione. Questa volta guardo giù. Allora, portiamo la mano destra al di fuori del mignolo destro, stacco la gamba dietro di me, ok? E provo di tenere tutto allineata, la sinistra sopra la destra, airplane pose. Si può spostare lo sguardo in su se vuoi, ma è molto destabilizzante, così se sei un principiante non ve lo consiglio. Io ho il sole sopra di me che mi è un po' accecca, così mantengo il mio sguardo sotto, porto un po' di peso sul talone, c'è energia nella gamba sinistra. Piego la gamba destra, ricerco di appoggiare la gamba da sinistra indietro delicatamente, accorciando la presa, e vado in triangle pose. Su. Dopodiché andiamo a si chiama reverse triangle, cioè porto la mano sinistra giù all'interno della mano destra e sposto su la mano destra in alto.
ha una torsione del busto, addominali tesi, gambe tese, energia da tutte le parti. 4 e 3 e 2. Abbasso la mano, giro frontale di nuovo, porto la gamba destra indietro, sono in plank e scendo. 3, 2, 1. Inspiro in su. Espiro down dog. Inspiro, ho due balzi, un balzo o cammino in avanti, stendo in avanti, scendo giù, inspiro completamente su, unisco le mani di fronte al petto, giro frontale, sinistra, allargo la gamba sinistra, scendo in Warrior 2, spalle si alzano, guardo sopra le spalle e la trattengo, respira. Con fluido non è necessario andare in velocità, anzi, meglio andare a rallento. Rovescio. Inspiro. Allungo questa volta. Posso fermarmi qua, posso scivolare ancora più giù con la mano. La mano tocca la spalla, tocco l'orecchio, scivolo sopra l'orecchio per allungare. Scendo con la coscia, mantengo la posizione. Apro il braccio, passo dietro la schiena. Il primo passaggio sarebbe di toccare la coscia. Altrimenti posso passare sotto con l'altra mano e faccio un bind. Libero le mani, guardo giù. La mia mano sinistra va in avanti di fronte. Il mignolo sinistro, sollevo. La gamba destra, braccio destro su, ripeto, io guardo giù perché sono su un terreno instabile, però se volete alzare lo sguardo verso la mano superiore, farlo veramente a incrementi lenti, spostando lentamente lo sguardo per non perdere l'equilibrio. Peso sul tallone, la gamba destra è tesa. Schiaccio il gluteo destro per sentire ancora più energia nella presa. Dopodiché pieghi la sinistra e cerchi di riappoggiare la destra con delicatezza dietro di voi. Non troppo lontano perché andremo in triangle pose. Così stendo le gambe davanti, stendo le braccia destra su. Se guardo la mano sempre con gli addominali tesi, entrambi i piedi stanno lavorando. Entrambi i piedi stanno con energia anche le polpastrelle della mano sinistra. Provi a sentire il busto che è parallelo con il pavimento. Dopodiché abbassiamo la destra e facciamo una torsione. Se è necessario alzarti sull'alluce sinistro o destro, scusami, lo fate. Una torsione. Per 4, 3, 2. La mano scende, ritorniamo con la gamba centrale, torniamo sulla nostra posizione e scendiamo. 3, 2, 1, inspiro in su, espiro indietro, down dog. Guardo in avanti, vengo a fare un sbalzo in avanti. Inspiro su, espiro giù, inspiro completamente su e lo facciamo ancora una volta a parte, ok? Scusate, mio tappetino si sta spostando, eccoci qua e ritorniamo. Destra, poi sinistra, poi continueremo con il nostro obliqui. Sono in Warrior 2, rimango, guardo, andiamo un po' più veloce, espiro, torno indietro. Scendo con la gamba destra. In avanti side angle, posso fermarmi qui o scivolare giù sulla gamba. Il mio braccio sinistro sale proprio sopra l'orecchio sinistro. Scendo con le gambe. La mano passa indietro e posso andare o in bind o altrimenti mi tocco soltanto la coscia. Apri la spalla. Guardo giù, mano destra giù. Sollevo la sinistra,
solleva il braccio sinistro, allinea le anche, energia sia nella gamba destra che nel tallone sinistro. Se vuoi puoi anche piegare la gamba, prendere il collo del piede e andare in Shavasana. Libera la gamba, scendo con la gamba, torno non troppo indietro perché dobbiamo andare in Triangle Pose, su, stendo in su, il mio busto è parallelo con la terra, guardo se voglio la mano superiore, ma spostando sempre lentamente lo sguardo. Dopodiché la mano scende, io inverto la rotazione del mio triangle, mano destra su, braccio sinistro giù. Dopodiché torno frontale, la mano a terra, torno indietro, busto, andiamo giù per 3, per 2, per 1, up dog, down dog, torno indietro, piego le gambe, balzo in avanti, porto le gambe in avanti, allungo, espiro, inspiro, centrale, giro frontale, sinistra. Ogni movimento ti dà qualcosa di più, centimetri, millimetri, aperture, ok? Senti il tuo lavoro, rimango così, scendo sulla la coscia, spalle giù, rovescio, avanti, bind, guardo giù, mano di fronte a me, provo l'appoggio, sollevo la destra, dietro la mano destra, dietro, poggio sia movimento, peso su tallone sinistro, ma anche la gamba destra è tesa, sposto lo sguardo solo se mi sento energica e equilibrata, posso cercare Shavasana che piego la gamba, prendo il piede e piego la gamba e la tengo dietro di me, calciando con i piedi nella mano per avere più equilibrio. Poi piego la destra, lascio la sinistra, ok? E poi scendo giù e vado in Triangle Pose, su. Respira. Abbasso la mano destra, rovescio le mie triangle su. Porto lo sguardo giù, mani giù, porto i piedi indietro, vado in plank e scendo. 3, 2, 1, inspiro in su, espiro e torno indietro. Piego le gambe, vengo avanti in uno sbalzo, inspiro in su, espiro e scendo, inspiro e salgo e torno centrale. Allora, divarichiamo di nuovo a destra, ma per andare adesso a lavorare punto vita, il movimento è un affondo laterale dove io cerco di fare un movimento rotatorio, ok? Così, affondo, torno e fletto indietro, e due, e torno e fletto indietro, e tre, e torno e fletto indietro. 4, respiro, 5, 6, addominali tesi qua, 7,
8, rimani. Metti la mano destra giù. Portate il braccio sinistro giù per aiutarti. Stacchi la gamba destra e vai in side plank. E la tratteniamo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, porti su il ginocchio destro sotto di voi, riappoggila, aiutati per arrivare in su, torni in Warrior 2, stendo la gamba, cambio lato, sono giù in Warrior 2, sinistra, e vado 1 e torno indietro, e 2, affondo e torno indietro, addominali, sentili, 3, torno, 4, torno, 5, and 6, and 7, ultimo, 8, braccio sinistro giù, la destra che ti può aiutare e vai inside plank per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevi la sinistra, cominci a portarla in avanti fino a portarlo a fare di nuovo il nostro Warrior 2. Torniamo centro, torniamo frontale sul nostro tappeto, scendiamo giù, gomiti giù e andiamo in plank. Tratteniamo il nostro plank per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vado su mano destra, gomito destro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dall'altra parte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e fianchi giù. Giratevi sulla schiena, ragazzi, solo per fare un piccolo back bend per recuperare la schiena. Scendiamo giù, piedi sotto le ginocchia, sollevo le anche, le scapole che schiacciano sotto la schiena. Espiro e scendi a terra. Inspiri, sollevi. Espiri e scendi. Lascia che le ginocchia si stendano, le mani cadono in apertura con il dorso della mano a terra. Chiudete gli occhi e respira per circa 15 secondi. Sono pochi, non scappare via. 15 secondi ce la fai e sarò in silenzio. Concentrati sul tuo respiro, sulle sensazioni che percorrono il tuo corpo. In yoga questo si chiama Shavasana. Training autogeno è semplicemente il momento di essere presente e sentire il corpo. Ma riduce lo stress, riduce la produzione eccessiva di cortisolo e ti aiuta a ricaricare. Piegati su un fianco, aiutatevi a salire e ragazzi grazie per un altro allenamento insieme di
Fluid. Abbiamo quasi finito il nostro challenge, spero che state diventando sempre più appassionate di questa tecnica che ti mette in contatto con te stesso e ti aiuta ogni giorno di essere il massimo. Facci dalle Gilli, vi aspetto proprio domani con un'altra lezione di Fluid.